Alberto Ida Tascone, segretario generale. Trattiamo oggi l'argomento afferente il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, e cioè il numero 2016 679. Oggi approfondiremo in particolare proprio il contenuto di tale regolamento, per poi rinviare a successive video lezioni e incontri l'esame più operativo delle figure soggettive che danno luogo all'attuazione di queste norme regolamentari ed erano già previste in realtà nel codice della privacy, ed esamineremo strumenti applicativi di questo regolamento, in particolare i registri che devono essere adottati in ogni ente locale, e ci occuperemo un po' di tutta la formazione obbligatoria prevista proprio dall'entrata in vigore di tale regolamento. E infatti il nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali è applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018, data fissata per l'entrata in vigore, e riguarda il trattamento dei dati personali delle persone fisiche. È immediatamente applicabile perché contiene in sé normative che sono appunto self-executing nell'ambito degli stati membri. È una normativa, lo sappiamo, di origine europea che non necessita quindi di recepimento. È chiaro che però nell'ambito dell'ordinamento sovrano di ogni Stato membro, che chiaramente autolimita il proprio potere nella misura in cui consente l'applicazione di tali norme regolamentari proprie dell'Unione Europea, è necessario un coordinamento. Nel caso dello Stato italiano è necessario un coordinamento normativo con il codice della privacy, e a tal fine vi segnalo che proprio in data 21 marzo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della Giustizia Orlando, è stato approvato in esame preliminare un decreto legislativo che, proprio in attuazione dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2016-17, la legge 25 ottobre 2017 163, introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo appunto al trattamento dei dati personali, regolamento di cui, come vi dicevo, ci occupiamo in questa sezione. E infatti, a far data dal 25 maggio 2018, si legge sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di un comunicato stampa, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 2003-196, attenzione, sarà abrogato. E la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni appunto del regolamento 2016-679, in quanto immediatamente applicabili, e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea proprio in tema di tutela della privacy. Quindi, con questo comunicato si dà atto che le norme regolamentari, come vi dicevo, sono immediatamente applicabili per effetto dell'entrata in vigore dal 25 maggio 2018, e si coordineranno con le disposizioni recate dall'attuale schema di decreto legislativo che vi viene fornito nell'ambito di questa sezione. Veniamo ad esaminare subito le definizioni di questo regolamento. Le definizioni chiaramente concernono proprio il trattamento dei dati personali, e quindi cos'è il dato personale? È qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile l'interessato. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo, e quindi il nome, un numero di identificazione, pensiamo una precisa matricola, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
che cos'è il trattamento e qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione. Quindi vediamo una nozione molto ampia di operazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distribuzione o la distruzione. Quindi qualsiasi operazione compiuta in maniera automatizzata o anche manualmente, applicata a dati personali, che chiaramente può comportare una qualsiasi tipo di attività. Limitazioni di trattamento invece riguardano il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. Veniamo poi alla profilazione. Che cos'è la profilazione? Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, quindi qui solo automatizzato, consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti relativi a una persona fisica. Ad esempio, l'utilizzo di tali dati per analizzare e prevedere aspetti riguardanti il suo rendimento professionale. Quindi il soggetto viene valutato attraverso la profilazione dei suoi dati, attraverso quindi procedure automatizzate. O ancora per analizzare la situazione economica, o ancora la salute e le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'obbligazione o gli spostamenti di detta persona fisica. Questa è la definizione di profilazione. Pseudonimizzazione è il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano essere più attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente, quindi al fine di non consentire l'identificazione immediata del soggetto, e quindi una volta che tali informazioni siano conservate separatamente, sono soggette a misure tecniche e organizzative che sono proprio intese a garantire che questi dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile. Titolare del trattamento. La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, pensiamo ad esempio nei comuni il sindaco, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dall'Unione, dal diritto dell'Unione Europea, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere appunto stabiliti da detto diritto. Veniamo al responsabile del trattamento. È la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Quindi responsabile del trattamento potrà essere il segretario generale dell'ente o responsabile dell'area amministrativa e così via. Ancora, consenso dell'interessato. Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azione inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Quindi accettazione al trattamento. Non esiste più una nozione chiaramente univoca di dati personali sensibili o giudiziari. Queste informazioni sono però, come vedremo, ricavabili dagli articoli generali. L'articolo 9, infatti, del regolamento in esame individua quali categorie particolari di dati personali, le informazioni che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, trattare dati genetici, dati biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona.
Il regolamento, infine, introduce una nuova definizione di dati personali relativi alla salute che dovrebbero rientrare, ad esempio, tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse alla salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Infine, l'articolo 10, cui rinvio, tratta proprio il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza. Quindi questo l'impianto con riferimento all'ambito di applicazione del dato personale e del suo trattamento. Veniamo ad esaminare quali sono i ruoli e le funzioni che, come vi dicevo all'inizio, sono quelle tipiche figure soggettive privacy del codice privacy. Il regolamento però introduce nuovi obblighi organizzativi nei rapporti tra soggetti privacy e vediamo quali sono, esaminiamoli, sono il comma 1 e 2. Nel caso di contitolarità del trattamento, quindi più soggetti titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, va redatto chiaramente un accordo interno che disciplini in modo trasparente le responsabilità e rifletta adeguatamente i ruoli i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo va messo a disposizione dell'interessato. Con riferimento al responsabile del trattamento, la sua nomina diventa obbligatoria e va documentata con un contratto o atto di nomina ufficiale, un atto giuridico stipulato in forma scritta o in formato elettronico che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Veniamo poi ad esaminare quali sono le possibilità del responsabile del trattamento. Quest'ultimo può a sua volta designare altri responsabili, ma previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento. Abbiamo poi gli incaricati del trattamento, altra figura che il codice della privacy obbliga a designare per iscritto, ma che non vengono menzionati nel regolamento, il quale però prevede la figura delle persone autorizzate al trattamento, che altro non sono che i soggetti che operano sotto la diretta responsabilità appunto del titolare o del responsabile del trattamento con apposite istruzioni. Quindi sembrerebbero restare in vigore le obbligatorie istruzioni agli incaricati. Anche se il regolamento non prevede nulla riguardo alla forma scritta, io vi suggerisco sempre di incaricare questi soggetti. Pensiamo ad esempio ai soggetti che operano nell'ambito dell'ufficio anagrafe, e di farlo per iscritto. Il rappresentante del titolare del trattamento, stabilito nell'UE, invece va designato per iscritto in caso di trattamenti effettuati da titolari che non sono stabiliti nell'Unione Europea, se il trattamento ha oggetto dati personali di interessati che si trovano nell'Unione Europea e riguarda l'offerta di beni o servizi ai soggetti appunto che si trovano nell'Unione Europea o il monitoraggio del loro comportamento nel territorio dell'Unione Europea. Quindi diciamo quest'ultima figura ha una valenza più ampia e riguarda appunto titolari che non sono stabiliti nell'Unione Europea. Ancora, la figura molto discussa negli ultimi giorni è questa nuova figura definita Data Protection Officer, il responsabile della protezione dei dati, introdotta dall'articolo 37 del regolamento e regolamentata dai successivi articoli 38 e 39. L'obbligo di designazione non è generale, ma si applica solo se il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, e quindi vale per i comuni. Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala.
Le attività principali del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, consistono nel trattamento su larga scala di dati personali sensibili, sanitari, sulla vita o sull'orientamento sessuale, genetici, biometrici o dati relativi a condanne penali e a reati. Sarebbero chiaramente i dati che abbiamo esaminato nelle prime slides, nell'ambito delle definizioni e dei dati sensibili. Per quanto riguarda la nomina, un gruppo imprenditoriale può nominare un unico data protection officer e infatti è previsto anche che i comuni possano convenzionarsi e associarsi per la nomina del data protection officer, che può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o un consulente esterno. In qual caso assolverà i suoi compiti in base a un contratto di servizi, quindi sarà chiaramente un procedimento assoggettato alle regole generali sul codice dei contratti pubblici oggi recate dal decreto legislativo 50/2016 e sue successive modifiche. Il Data Protection Officer va designato in funzione delle elevate qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. I dati vanno, attenzione, comunicati al garante entro la data appunto di entrata in vigore e resi pubblici. Quindi attenzione alla nomina e alla sua comunicazione al garante, all'inserimento dei suoi elementi di contatto nell'ambito della sezione amministrazione trasparente, dove deve essere inserita non solo la nomina ma anche i dati di contatto di questa figura. Il Data Protection Officer è chiaramente una figura apicale all'interno dell'ente, assolutamente diversa quanto a ruolo e a funzioni dal responsabile del trattamento. Quindi attenzione, una cosa è il responsabile del trattamento, una cosa è colui che protegge il dato e infatti va coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e deve avere le risorse necessarie e il potere di spesa per assolvere ai compiti assegnati. Quindi è necessario un forte coordinamento della struttura con questa figura, che appunto deve avere qualità professionali e quindi dimostrare un'adeguata conoscenza amministrativa dell'apparato burocratico e dell'organizzazione interna a ogni ente locale, deve avere anche poi una conoscenza precisa in materia di protezione dei dati. Non deve ricevere dal titolare o dal responsabile alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti affidati, quindi deve essere una figura autonoma e non è soggetta a potere disciplinare o sanzionatorio per l'adempimento dei propri compiti. Ad esempio, in ciò risiedono i caratteri distintivi tra Data Protection Officer e responsabile del trattamento, che al contrario deve ricevere istruzioni scritte e soggetto a controlli all'autorità del titolare del trattamento, compresi i profili sanzionatori. Ecco perché si suggerisce che questa nuova figura sia un soggetto esterno che venga scelto appunto attraverso una procedura di evidenza pubblica secondo appunto la tipologia del contratto di servizi. L'articolo 39 del regolamento individua quelli che sono i compiti minimi, ma che possono essere anche ampliati, estesi, ulteriormente dettagliati con riferimento alla figura del responsabile della protezione dei dati. Il regolamento introduce inoltre per le imprese e organizzazioni con più di 250 dipendenti un duplice obbligo documentale, il registro delle attività di trattamento, che deve essere redatto sia dal titolare che dal responsabile del trattamento e va esibito su richiesta del garante. Il registro delle attività di trattamento è la parte più importante dell'obbligo di elaborare un sistema documentale di gestione della privacy, che deve contenere proprio tutti gli atti aggiornati, elaborati per soddisfare i requisiti di conformità al regolamento. Si tratta di un vero e proprio obbligo di rendicontazione che impone a ciascun titolare del trattamento di conservare la documentazione appunto di tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità, indicando per ognuno di essi una serie di informazioni che vedremo.
Ricordiamo che l'obbligo di tenuta del registro si applica anche a imprese con meno di 250 dipendenti se il trattamento presenta un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, non è occasionale, include dati sensibili, sanitari, sulla vita o sull'orientamento sessuale, genetici, biometrici, relativi a condanne penali e a reati. Ecco perché consiglio a tutti gli enti di adottare entro la data di entrata in vigore del regolamento un proprio regolamento interno con un registro che contenga appunto quelle che sono le attività di trattamento svolte, cioè il nome, i dati di contatto del titolare del trattamento e del contitolare se ce ne sono più di uno, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di interessati o di dati personali, le categorie di destinatari a cui dati personali sono stati o saranno comunicati, ove applicabile i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle categorie di dati, e infine una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative se già adottate. Tutti i nuovi e più rilevanti oneri posti a carico del titolare del trattamento, chiaramente tra questi ve n'è uno che è quello della valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati, su cui richiamo in particolare la vostra attenzione, il cosiddetto Privacy Impact Assessment. E cioè, quando un trattamento prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, oppure, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, pensiamo trattamenti automatizzati di profilazione sistematica degli interessati, sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, trattamenti di dati personali sensibili, sanitari, sulla vita o sull'orientamento sessuale, genetici, biometrici, relativi a condanne penali e a reati, quindi tutti sensibili, il titolare del trattamento, prima di procedere, consultandosi se nominato con il Data Protection Officer e raccogliendo eventualmente anche le opinioni degli interessati, deve preventivamente effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali. E quindi una singola valutazione può esaminare chiaramente un insieme di trattamenti che si trovano in quella situazione che presentano rischi elevati analoghi. Pensiamo ad esempio alla sorveglianza di una zona accessibile al pubblico. In quel caso dovrà essere valutato quindi l'impatto sulla protezione dei dati personali dei soggetti che si trovano ad accedere in quella determinata zona coperta da sorveglianza. Ancora, a tal proposito, il garante redigerà un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e anche un elenco invece di quelle per cui non è richiesta, quindi trattamenti che sono esclusi. La valutazione va soggetta a riesame periodico e contiene la descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità, dell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento, la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione appunto allo scopo perseguito, la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste, includendo le garanzie e le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati. Se la valutazione preventiva indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate per attenuare il rischio, il titolare, prima di procedere al trattamento, deve consultare il garante. Esaminiamo poi l'articolo 25 del regolamento, protezione dei dati, fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, che impone vincoli che impattano sulle fasi produttive e di operatività di apparati o servizi che implicano il trattamento dei dati personali. E infatti,
battezzato come principio della privacy by design, il regolamento prescrive che il titolare del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti appunto dal trattamento, deve applicare misure tecniche organizzative adeguate, ad esempio l'anonimizzazione, volte a attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie per tutelare i diritti degli interessati. E tale adempimento va effettuato sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso. Quindi il regolamento prescrive misure che devono essere volte a attuare quelli che sono i principi della protezione dei dati e quindi volte a fare in modo che i dati sensibili siano anonimizzati e a tutelare, a garantire gli interessati. Ogni qualvolta si determinano i mezzi del trattamento e quindi come il trattamento viene utilizzato, viene progettato, sia nel momento in cui si attua proprio il trattamento del dato sensibile e quindi lo si distrugge o lo si diffonde e quindi si applica proprio un'attività al dato sensibile. Veniamo poi ad esaminare, con riferimento al principio della privacy by default, cosa stabilisce il regolamento che prescrive che il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento. Un obbligo quindi di necessità che solo i dati strettamente appunto necessari siano utilizzati per un dato trattamento vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. Queste misure devono praticamente garantire che sempre con strumenti organizzativi adeguati, quindi per impostazione predefinita, non siano resi accessibili i dati personali a un numero indefinito di persone senza l'intervento della persona fisica, che ad esempio consapevolmente disponga il settaggio dell'apparato e del servizio scegliendo di condividere coi terzi dati personali oggetto di trattamento nell'ambito dell'operatività dell'apparato o del servizio. Infine, il titolare può anche ottenere una certificazione ad hoc che è prevista dal regolamento in base a una specifica procedura per dimostrare la conformità a tali principi di privacy by design e di privacy by default. E quindi vi suggerisco, non appena sarà possibile ottenere tale certificazione, di attuare appunto tale modalità al fine di garantire il rispetto di tali principi, appunto per impostazione definitiva o secondo misure organizzative volte a limitare chiaramente la trattazione del dato se non in misura strettamente necessaria. Veniamo poi ad esaminare l'informativa. Il regolamento sancisce infatti a carico dei titolari del trattamento obblighi di informativa rafforzati rispetto a quanto avviene con l'articolo 13 del codice della privacy, prevedendosi numerose informazioni aggiuntive che devono essere rese agli interessati cui i dati vengono trattati in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile. Chiaramente va resa per iscritto, anche con mezzi elettronici, possono essere anche fornite oralmente purché sia sempre provata l'identità dell'interessato. Rispetto agli elementi obbligatori da indicare nella informativa privacy,
i titolari del trattamento dovranno inserire obbligatoriamente anche una serie di informazioni, vediamo quali sono, i dati di contatto ove previsto del responsabile della protezione dei dati, il data protection officer, la base giuridica del trattamento a corredo dell'illustrazione delle finalità del trattamento, qualora quest'ultimo si basi sulla necessità di perseguire un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, la specificazione di quali siano i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento, l'ambito del trasferimento all'estero, un'organizzazione internazionale se c'è dei dati personali, il periodo di conservazione di questi dati o i criteri utilizzati per determinarlo. Pensiamo ad esempio alla durata della pubblicazione delle delibere in amministrazione trasparente, quindi al periodo in cui rimangono pubblicate e con queste anche i dati eventualmente personali che vengono riportati. Ancora la specifica esistenza del diritto alla portabilità dei dati e l'assenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata proprio sul consenso prestato prima della revoca. Il diritto di proporre reclamo al garante della privacy. Per quest'ultimo aspetto vi rimando al schema di decreto legislativo che vi ho indicato all'inizio della sezione, perché lì sono previste norme ad hoc sulla proposizione del reclamo e l'apparato sanzionatorio che ne discende che trova come figura soggettiva attuativa proprio il garante privacy. Ancora ulteriori informazioni della nuova informativa privacy sono la esistenza di un processo decisionale automatizzato e quindi se c'è una profilazione, informazioni significative sulla logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato, la fonte da cui hanno origine i dati personali, l'eventualità che i dati provengono da fonti accessibili al pubblico, le categorie di dati personali oggetto del trattamento, tale informazione è obbligatoria solo ove i dati non siano raccolti presso l'interessato. Le informazioni da rendere agli interessati, infine, possono anche essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, sempre in maniera facilmente accessibile e intelligibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Quindi se presentate elettronicamente, queste icone devono essere leggibili da qualsiasi dispositivo. Quindi questo è il contenuto minimo che il regolamento sulla privacy impone per l'informativa all'interessato sul trattamento appunto dei dati sensibili. Veniamo poi ad esaminare rapidamente che cos'è il consenso dell'interessato, che è la principale precondizione di liceità del trattamento e che per questo vi consiglio sempre di inserire in tutti i moduli, in tutti gli atti e contratti che il comune si troverà a dover sottoporre alla firma dell'interessato. Il titolare del trattamento deve poter dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso dell'interessato è presentato nel contesto appunto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma sempre comprensibile e accessibile, pena chiaramente l'invalidità del consenso prestato. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso e tale informazione è uno dei nuovi elementi obbligatori che dovete inserire nell'informativa privacy, lo può fare in qualsiasi momento, anche se la revoca non pregiudica la liceità del trattamento fino a quel momento effettuato, con modalità di esecuzione della revoca che devono chiaramente essere facilmente attuabili, così come è stato facilmente attuabile la prestazione del consenso. Quindi il regolamento impone l'utilizzo di termini chiari e precisi e distinguibili all'interno della dichiarazione dell'atto scritto o del contratto, come vi segnalavo, che conterranno chiaramente anche
le altre informazioni e prestazioni richieste all'interessato, e dovranno quindi il suo consenso dovrà essere espresso in maniera chiara e precisa, così come nell'informativa la possibilità di revocare il suddetto consenso. È specificamente vietato che l'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio siano chiaramente condizionati alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali, che non è necessaria all'esecuzione del contratto o servizio. Alla specifica manifestazione è chiaramente subordinata alla manifestazione del consenso la liceità del trattamento, altrimenti vietato, dei dati personali che rilevino chiaramente l'origine razziale, come abbiamo visto, etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dei dati genetici, biometrici, relativi a salute o vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona, la possibilità di procedere alla profilazione, attenzione, e di trasferire eventualmente i dati dell'interessato verso un paese terzo, extra UE o un'organizzazione internazionale. Veniamo poi ad esaminare la figura del caso di un trattamento di dati nell'ambito della fornitura ad un minore di un servizio della società dell'informazione. Pensiamo all'accesso a internet, l'iscrizione a un social network, un account email, che prevede l'acquisizione del consenso preventivo. È chiaro che qui la raccolta del consenso e il trattamento dei dati del minore sono leciti se egli abbia compiuto 16 anni. Salvo il diritto poi di stabilire un'età inferiore nell'ambito di ogni Stato membro, purché non inferiore a 13 anni. Il titolare del trattamento è obbligato, col criterio della ragionevolezza e delle tecnologie disponibili, a verificare nei casi di minore infra 16 anni che il consenso sia prestato, autorizzato chiaramente dal titolare della potestà genitoriale sul minore. Andiamo poi ad esaminare il nuovo diritto alla portabilità del dato, che consiste nel diritto dell'interessato di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti. Tale diritto è esercitabile quando il trattamento effettuato con mezzi automatizzati si basa sul consenso precedentemente prestato, su un contratto, trattative precontrattuali. In tali casi l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se chiaramente possibile da un punto di vista tecnico. Quanto poi alle misure di sicurezza, questo è un altro dei principi fondamentali del trattamento. In base al nuovo articolo 5 che vi riporto, i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, principio appunto dell'integrità e della riservatezza. L'articolo 32 precisa che le misure appunto che devono essere adottate, stabilendo che tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità di trattamento, il rischio di probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento debbano mettere in atto misure tecniche organizzative per garantire appunto un livello di sicurezza adeguato al rischio. Quali sono queste misure? La pseudonimizzazione, la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare in maniera permanente la riservatezza, l'integrità, la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento, non devono essere facilmente attaccabili, specie se automatizzati, la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Veniamo agli obblighi di documentazione di queste misure di sicurezza che abbiamo appena esaminato. Il regolamento prescrive di inserire nel nuovo registro delle attività di trattamento una descrizione, abbiamo visto, delle misure di sicurezza. Nella documentazione della valutazione preventiva di impatto
atto sulla protezione dei dati, il titolare deve descrivere anche quelle che sono le misure previste per affrontare i rischi e quindi le garanzie, le misure di sicurezza, i meccanismi per garantire la protezione dei dati e dimostrare la conformità al regolamento, tenuto conto dei diritti e interessi legittimi, chiaramente degli interessati e delle altre persone. Quindi queste le misure di sicurezza. Veniamo poi ad esaminare l'aspetto patologico, la notificazione delle violazioni del dato personale. E infatti la principale novità in materia di data breach è rappresentata dal fatto che l'obbligo di notifica al garante di un'avvenuta violazione dei dati personali, che qual è? La violazione del dato è quella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o trattati. Ora applicabile ai soli fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diventa un obbligo generale per tutti i titolari del trattamento. Quindi è un obbligo che incombe su tutti i soggetti che si trovano nella posizione di titolari del trattamento, indipendentemente dal fatto che forniscano servizi di comunicazione elettronica. Quindi questo è un aspetto molto importante. E in questo caso su tutti i titolari grava l'obbligo di notifica al garante della violazione del dato personale. E infatti in tale caso il titolare del trattamento deve notificare la violazione al garante senza ingiustificato ritardo, comunque entro le 72 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza appunto che è stata violata la sicurezza del dato, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per le libertà e i diritti delle persone fisiche. Inoltre, qualora tale notifica non pervenga nelle 72 ore, deve essere anche adeguatamente motivata circa il ritardo. Cosa deve contenere tale notifica? La natura della violazione dei dati personali, comprese le categorie e il numero di interessati in questione di registrazione dei dati personali. Deve comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali, le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali o attenuare possibili effetti negativi se previsti. Quando poi la violazione dei dati è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve comunicare la violazione anche all'interessato e deve descriverla anche qui con un linguaggio semplice. È chiaro, salvo le circostanze al verificarsi delle quali non è richiesta la comunicazione dell'interessato. Veniamo poi ad esaminare un ultimo aspetto, che è il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione. Non vi sono particolari novità, diciamo, rispetto all'attuale quadro in materia di trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione Europea, come già previsti. Qualunque infatti trasferimento di dati verso un paese terzo, un'organizzazione internazionale, può avere luogo solo se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispettino le condizioni previste, che sono essenzialmente due: trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza, ove la Commissione abbia deciso che il paese terzo, un territorio, uno o più settori specifici o l'organizzazione internazionale in questione garantiscano un livello di protezione adeguato, e in tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche, o nel caso, seconda condizione, del trasferimento soggetto a garanzie adeguate. Anche qui il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, può trasferire tali dati all'estero solo se ha fornito garanzie adeguate, come ad esempio le norme vincolanti di impresa, clausole contrattuali standard, l'esistenza di un codice di condotta, di un meccanismo di certificazione o specifiche clausole contrattuali. Se non è applicabile nessuna delle condizioni illustrate, il trasferimento dei dati personali è ammesso solo se si verifica una di queste condizioni.
se c'è il consenso informato dell'interessato, se il trasferimento è necessario per l'esecuzione di un contratto di misure precontrattuali adottate proprio su istanza dell'interessato, se è necessario per motivi di interesse pubblico per definire o accertare, esercitare un diritto in sede giudiziaria, se è necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato quando si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il suo consenso, infine se il trasferimento si è effettuato a partire chiaramente da un registro pubblico. Quanto poi al diritto all'oblio, questo è un aspetto molto importante, perché il regolamento codifica compiutamente il diritto all'oblio. Diritto di cui abbiamo molto sentito parlare negli ultimi tempi, perché consiste nello specifico esercizio del diritto da parte del soggetto, il cui chiaramente dato personale viene trattato, alla cancellazione del detto dato o dei suddetti dati personali. Come si esercita? Chiedendo al titolare del trattamento che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali, non più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. Quando appunto abbia ritirato il proprio consenso, o si sia opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, o infine il diritto all'oblio sia quando il trattamento dei dati personali non è conforme appunto all'entrata in vigore del regolamento sulla protezione dei dati personali. Questi sono i casi in cui è possibile esercitare il diritto alla cancellazione. Chiaramente rimane lecita l'ulteriore conservazione in caso di diritto alla libertà di espressione e di informazione per adempiere un obbligo legale o un compito di interesse pubblico. Pensiamo al settore della sanità pubblica o ai fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storico a fini statistici, o infine per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. In questi casi è possibile conservare i dati personali. Il titolare del dato personale, infine, che ha pubblicato online dati personali, deve informare gli altri titolari del trattamento che trattano appunto dati personali di cancellare qualsiasi link, attenzione, verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati. Quanto poi alla profilazione, di cui abbiamo esaminato la definizione, diciamo che il regolamento la introduce per la prima volta e la regolamenta anche con riferimento alla profilazione dell'interessato, che come abbiamo visto è qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica e quindi quel trattamento che serve per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, la salute, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento o gli spostamenti di questa persona. Questa è la definizione regolamentare di profilazione e di come venga attuato il trattamento rappresentato dalla profilazione afferente ai dati dell'interessato. Diciamo che in linea generale la profilazione è sostanzialmente vietata perché il regolamento prevede che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona, a meno che non vi siano circostanze specifiche, quali il consenso dell'interessato. Allora, in caso di chiaro consenso informato dell'interessato, è chiaro che la profilazione potrà essere attuata. Chiaramente, laddove ci siano trattamenti di profilazione, scatta automaticamente il presupposto che rende obbligatoria la valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati. Quindi attenzione
a tale aspetto. Per quanto riguarda infine l'apparato sanzionatorio, vi dicevo che da un punto di vista civilistico viene confermata la responsabilità chiaramente risarcitoria del danno da trattamento, che viene codificato precisamente. Infatti c'è un articolo ad hoc che prescrive che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato appunto dalla violazione del regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento. Lì rimando la lettura dell'articolo 82 per i meccanismi di ripartizione della responsabilità risarcitoria tra titolare e responsabile del trattamento e tra contitolari del trattamento, con azioni di regresso appunto specifiche. Per quanto riguarda poi l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte del garante, che vi ho detto essere la figura appunto soggettiva, autorità di controllo cui compete l'esercizio del potere sanzionatorio, l'articolo 83 del regolamento, oltre a regolare le condizioni di determinazione delle sanzioni, fissa gli importi, che sono notevoli. Ecco perché è particolarmente importante in questa fase procedere immediatamente all'adeguamento all'interno dei nostri enti locali delle norme in materia di privacy, perché le sanzioni sono enormi: amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo nel caso di violazioni di determinati obblighi posti dal regolamento, e addirittura fino a 20 milioni di euro e per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore, nel caso di violazioni degli obblighi più stringenti posti dal regolamento. Pensiamo ad esempio nel caso di inosservanza agli ordini del garante. Con riferimento poi alle sanzioni penali, è chiaro che la competenza è nazionale e quindi rinverremo l'attuazione della disciplina con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali nell'ambito dell'ordinamento dei singoli Stati membri. E infatti sono questi ultimi che devono stabilire le norme relative alle sanzioni per violazioni del regolamento e adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionate, dissuasive e quindi effettive. Questo è l'impianto quindi normativo recato dall'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla privacy. Quindi regolamento che, come vi dicevo, è applicabile a partire dal 25 maggio 2018 e quindi direttamente applicabile all'interno dell'ordinamento di ognuno dei nostri enti locali. Vi ricordo infine che la prossima lezione sarà incentrata proprio sugli strumenti operativi con riferimento alle figure soggettive giuridiche previste con riferimento ai nuovi profili organizzativi recati appunto dall'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari.